i musei del Castello di Piovera. I musei si trovano nel parco, di fronte al castello, negli edifici che un tempo erano le case del borgo e successivamente i fabbricati rurali della tenuta agricola. Includono l'antica sala delle carrozze, l'atelier del conte Niccolò Calvi di Bergolo, il museo degli antichi mestieri e il padiglione delle radici. L'antica sala delle carrozze aveva la funzione di riparo per carrozze, calessi e carri e oggi si presenta come uno spazio espositivo polifunzionale, suddiviso in diverse aree, una dedicata a mezzi di trasporto d'epoca, calesse, Daimler, Fiat 500, Vespa. L'altra ad antichi torchi per la stampa a carattere mobili utilizzati durante il nostro laboratorio didattico dedicato alla storia del libro. Il torchio più antico in legno si ispira al metodo di Johannes Gutenberg, inventore della stampa, che si basava su cubetti di metallo mobili, i tipi, che sulla faccia superiore recavano in rilievo una lettera dell'alfabeto al rovescio, disposti l'uno accanto all'altro su una sorta di vassoio o intagliatura in modo da comporre le righe del testo. La sala comunica direttamente con l'antica scuderia, che un tempo ospitava cavalli da tiro e da passeggio e che in seguito è stata convertita in una galleria permanente per le opere d'arte del conte Niccolò Calvi. Vi sono esposte le numerose creazioni che il conte ha realizzato nel tempo, sculture, installazioni in marmo, acciaio e ferro, disegni, modelli in carta, strutture architettoniche in legno. La geometria è intesa dal Calvi come principio fondamentale della vita e dell'universo, su cui prende corpo la creatività dell'artista. In questo spazio l'antico accoglie il contemporaneo, in un'armonia perfetta, creando un suggestivo contenitore in cui il conte offre a ogni visitatore il suo patrimonio intellettuale, creativo e manuale, con la semplicità di un artista autentico. Il Museo degli Antichi Mestieri custodisce migliaia di antichi attrezzi e utensili ritrovati negli edifici rurali della proprietà, oggetti fondamentali per il lavoro nei campi, per mestieri artigianali ormai scomparsi e per tutte le attività della vita quotidiana che qui si svolgevano in autonomia. Essi rappresentano i tipici mestieri di un tempo, come il fabbro, il ciabattino e il falegname, insieme ad un'area dedicata alle attività prettamente femminili come la tessitura. Ognuno degli oggetti qui custoditi racconta storie di donne e uomini tenaci e laboriosi e ci tramanda il ricordo della loro capacità manuale e creativa. In una parola, testimonia i saperi e le virtù delle generazioni che ci hanno preceduto. Il Museo delle Radici nasce da una collezione avviata tra gli anni 80 e 90 dal conte Niccolò Calvi e dal dottor Giuseppe Orsini, suo suocero, entrambi profondamente appassionati di scultura e lavorazione del legno. La raccolta di radici assieme a tronchi e altre parti di piante avvenne in varie località italiane e straniere e in diverse tipologie di ambienti, dal parco del castello e dagli habitat collinari fluviali del Piemonte fino alle montagne del Trentino Alto Adige, dalle coste liguri e toscane fino alle assolate spiagge greche. Molti degli esemplari esposti, spesso trovati casualmente sul terreno durante una camminata o una vacanza, colpirono l'attenzione e la fantasia dei due collezionisti per le loro forme spontaneamente artistiche, zoomorfe o antropomorfe, come delle opere d'arte naturali. Alcuni di essi furono lasciati volutamente allo stato originale, altri furono successivamente lavorati. Questo spazio museale ridona nuova vita agli antichi edifici rurali del castello. Il percorso è stato progettato per seguire con l'immaginazione i passi dei due collezionisti, negli svariati territori in cui riuscirono a scrutare e individuare forme fantastiche tra gli elementi naturali abbandonati da un'alluvione, abbattuti da un fulmine o portati a riva dall'acqua. Radici e tronchi apparivano ai loro occhi curiosi come stivali, cinghiali, bufali, foche, dinosauri e a volte diventavano punti di partenza per vere e proprie sculture. Esemplare dopo esemplare nell'evoluzione dal legno grezzo al legno lavorato, percepiamo la profonda connessione tra natura e arte in un viaggio dentro l'inesauribile fantasia di questi due mondi. Dopo una prima area espositiva in cui elementi naturali spontanei, raccolti ma non lavorati dalla mano umana, mostrano la fertile creatività di madre natura, si giunge a uno spazio dedicato alla memoria del dottor Giuseppe Orsini.
un uomo della straordinaria capacità di osservare il terreno e riconoscere dalle sue forme superficiali la presenza sotterranea e nascosta di radici artistiche. Era come se ci fosse un dialogo silenzioso tra lui e l'elemento naturale, intuito da un occhio attento, svelato dalla punta di un bastone e portato alla luce da coltellino e picozza. Dopo la raccolta, durante i mesi più freddi, il lavoro proseguiva al chiuso con la pulitura e la ceratura. I suoi erano gesti antichi, carichi della saggia dedizione dell'artigiano e della passione visionaria dell'artista, con i quali ci ha lasciato tra gli altri le articolate radici appese e le simpatiche e sinuose ballerine.